Tifosi nerazzurri, un saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella, dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni per una partita che ha poco bisogno di essere presentata. Inter-Milan, Serie A femminile 2022-2023, cornice bellissima per un appuntamento altrettanto bello e importante. Tipone dentro, prova a allontanare Miyashi, ma arriva prima Adami. Palla dentro invece di Cargionile, colpo di testa di Stefani Van der Graaft, Inter subito in vantaggio. Terzo tempo da cestista per Stefani Van der Graaft, che porta subito in vantaggio l'Inter alla prima occasione. La mette giù bene Polli, gran lavoro di Polli in questo caso, forse con un fallo l'arbitro dice di no. Palla subito per Tomà, attenzione il tiro in porta di Tomà, serve una grande risposta di Durante. Il pallone dentro, la palla tentata, poi c'è la traversa colpita su questa azione del Milan con Mesias. Robustellini, il pallone dentro a cercare Polli, esce Giuliani, palla che rimane lì, Sciawinga! Raddoppio Inter con Tabita Sciawinga, che continua a dimostrare di aver avuto un impatto devastante col calcio italiano. La palla su Polli, tanto spazio per Polli, può entrare ancora Polli, il tocco per Sciawinga, il tiro in porta, serve una grande risposta di Giuliani, Inter vicina al terzo gol. Robustellini, la palla nello spazio per Sciawinga, attaccata da Mesias, Sciawinga la salta, la palla dietro per Polli e poi c'è un autogol su questo tiro di Polli e sono tre. Altra grande azione dell'Inter. Qui il tiro in porta da parte di Grimshaw, ci prova subito il Milan dopo solo minuti di gioco. Robustellini, si muove Sciawinga, ha tentato il velo Sciawinga, palla che viene raccolta fortunatamente da Sciawinga, il cross dentro di Tabita e trova un nuovo autogol l'Inter, questa volta è Tucceri Cimini a sbagliare porta. Rivediamo, ah no, attenzione, il gol è propiziato da un tocco di Polli. Parte Bonetti, il tiro in porta, palla di pochissimo sopra la traversa. Intanto ancora un minuto e mezzo da giocare. Qui buono movimento di Piemonte, il tiro in porta, palla larga. E l'arbitro dice che basta così, finisce con un risultato molto netto questo derby. Serviva una prova di maturità da parte dell'Inter ed è arrivata la grandissima, 4-0. E l'Inter continua ad essere da sola in testa alla classifica.